Alla vigilia dell'appuntamento a Palazzo Moffa per il rinnovo delle cariche consigliari, il governatore incontra i segretari di partito per delineare il nuovo schema. Mercoledì 4 novembre il vice ministro alle infrastrutture Riccardo Nencini sarà a Campobasso. Nell'occasione si discuterà delle criticità dei trasporti in regione. Non solo un collega, ma un amico per la redazione di Molise TV che lo ricorda con profondo affetto. Oggi l'ultimo abbraccio a Paolo a Pietra Montecorvino. Torna il sereno in casa a Campobasso dopo la schiacciante vittoria con l'Olimpia Agnonese. Prima sconfitta in casa invece per l'Isernia di Mister De Bellis. I tifosi biancocelesti criticano le decisioni arbitrali. Bentrovati con l'informazione di Molise TV. In apertura lo abbiamo sentito anche dai nostri titoli, la politica. Meno uno per l'appuntamento del rinnovo degli organi consigliari a Palazzo Moffa, ore concitate in via Genova, dove il governatore sta incontrando i segretari di partito. Il servizio. Ore concitate in via Genova. In queste ore il governatore sta incontrando i segretari di partito, una consultazione più di forma che di sostanza. Per i ben informati il presidente deciderà secondo logiche di tenuta di maggioranza in perfetta autonomia. Le strategie politiche sono oggi più che mai delicate, si rischia davvero l'effetto domino. Solo toccare una pedina potrebbe mandare in tilt l'intera impalcatura. Il nuovo assetto che verrà fuori da questo rinnovo di metà mandato sarà il disegno dei nuovi equilibri politici per le prossime tornate elettorali. Le nuove compagini che si formeranno non nasceranno proprio dal rinnovo degli organi consigliari di Palazzo Moffa. Nella riorganizzazione ci finiscono pure le commissioni, le poltrone più ambite però restano sempre quelle dell'ufficio di presidenza. L'unica certezza è il cambio di guardia tra Niro e Cotugno. Il governatore, che lo scorso febbraio 2013, all'indomani delle elezioni che lo proclamarono governatore del Molise, essendo un uovo di schemi politici, aveva peccato distinto con la nomina di Niro, che aveva riportato solo 1.726 preferenze. Ora c'è bisogno di ridare a Cesare quel che è di Cesare. Il papabile Vincenzo Cotugno dalle scorse elezioni portò in dote ben 4.047 consensi, un numero che solo in pochi sono riusciti a raggiungere in passato. E proprio il largo consenso di Cotugno è la spalla su cui si appoggerà la decisione di frattura. Il restyling è necessario anche nelle commissioni. Il governatore porterà sul tavolo delle decisioni gli obiettivi raggiunti dalle commissioni e rientreranno nel calderone del rinnovamento anche le deleghe. Alcol e 'ndrangheta potrebbe essere questa la sintesi e il messaggio della mozione che verrà discussa la prossima seduta del Consiglio Comunale di Campobasso. La proposta, sulla scorta di quanto già avviene in altre amministrazioni pubbliche, in comuni e regioni, prevede che gli amministratori della Repubblica si sottopongano su base volontaria ai due test. L'iniziativa intende lanciare un forte e chiaro segnale alla città da parte dell'amministrazione comunale attraverso una campagna di contrasto all'uso di alcol e droga, rivolto soprattutto alle scuole e alle nuove generazioni. Il PD e il Molise di tutti bocciano l'iniziativa degli 8 consiglieri comunali perché per gli eletti la città ha ben altri problemi. Il Forum dei Trasporti e il Partito Socialista si organizzano per l'arrivo del vice ministro alle infrastrutture Riccardo Nencini. L'appuntamento è per affrontare il tema dei trasporti in regione. Il servizio. Il prossimo 4 novembre il vice ministro alle infrastrutture Riccardo Nencini sarà a Campobasso, un appuntamento istituzionale del Partito Socialista che ha come filo rouge quello dei trasporti in regione. Noi consegneremo questi film che abbiamo raccolto su alcuni obiettivi, alcuni raggiunti nel frattempo, il ripristino delle pulizie e l'avvio del rinnovo del parco dei treni nel Molise. E per porre un problema della riforma del sistema della mobilità della regione insieme alle altre istituzioni in un confronto di cui è protagonista il forum del trasporto pubblico, quindi la società con il consenso del Partito Socialista a cui Nencini appartiene. Con il sistema di riorganizzazione anche quello di inserire Campobasso come una stazione ad hoc per i disabili. Sì, c'è un programma di Ferrovie Italiane per un servizio di assistenza ai disabili per l'accesso ai treni. Noi abbiamo già chiesto al direttore che venga riconosciuta anche la stazione, almeno la stazione di Campobasso, come stazione dotata di questo servizio. E poi svilupperemo una riflessione e un intervento anche a favore dei disabili. Ecco, in arrivo nuovi convogli, ma il binario 20 bis resta sempre lontanissimo nella stazione Termini. Come si può conciliare il tutto?
Beh, noi siamo intervenuti da subito su questo, interessante l'assessore regionale che ebbe una interlocuzione con il direttore della stazione di Roma Termini. Si convenne allora che si sarebbe stato fatto uno sforzo per fare arrivare e partire il treno del Molise quanto più possibile dai binari ordinari. Purtroppo anche questo non è stato realizzato, abbiamo posto altri problemi, perlomeno la protezione, una benzilina al binario 20 bis, e la dotazione di alcuni servizi, però noi ci batteremo perché questa situazione venga superata, è un altro segno di discriminazione che non possiamo accettare. Revocato lo sciopero proclamato dalla FILT CGL per i dipendenti della GTM, la società di trasporto urbano a Termoli. L'accordo è stato raggiunto nella serata di ieri. Intanto lo scorso 25 ottobre sull'autobus per Pescara ad Isernia l'autista ha perso il controllo del mezzo che non rispondeva più ai comandi. Solo la prontezza dell'autista ha evitato il peggio. 55 passeggeri sono stati costretti ad utilizzare un pullman di soccorso. Torna così il dramma degli autisti la cui autobus la cui manutenzione carente mette in serio pericolo l'incolumità dei viaggiatori. L'appello è sempre rivolto alle istituzioni, bisogna intervenire prima che succeda l'irreparabile. Ci spostiamo adesso a Isernia. Considerata l'attuale condizione finanziaria, la provincia Pentra ha ritenuto di dover aumentare la misura dell'aliquota del tributo per le funzioni di tutela e igiene dell'ambiente, portandola alla percentuale massima applicabile del 5%. Sentiamo. Con una delibera approvata il 24 settembre scorso, il vicepresidente di Via Berta, Cristoforo Carrino, ha approvato l'aumento dell'aliquota relativa al tributo per le funzioni di tutela e igiene dell'ambiente, il TEFA. Si tratta di un tributo che riguarda l'esercizio di specifiche funzioni amministrative di interesse provinciale. Tra queste ci sarebbero quelle riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti. Il TEFA verrà poi incassato dai singoli comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la TARI. Sarebbe facoltà della giunta provinciale di determinare il tributo nella misura compresa tra l'1% e il 5% della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Già nell'ottobre del 2014 la giunta provinciale aveva praticato un aumento dell'aliquota della stessa imposta, portandola dal 2,50% al 3,50%. Ora, considerata l'attuale condizione finanziaria di grave difficoltà in cui si trovano ad operare gli enti locali e la conseguente necessità di incrementare le entrate correnti per continuare a garantire il buon andamento dell'azione amministrativa dell'ente, a fronte di una progressiva riduzione dei trasferimenti statali, la provincia ha ritenuto di dover aumentare, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, la misura dell'aliquota del tributo per le funzioni di tutela e igiene dell'ambiente, il TEFA, nella misura dell'1,5 punti percentuali. Così facendo, la provincia di Isernia avrebbe portato l'aliquota alla percentuale massima applicabile, ovvero al 5%. Inizierà il prossimo 13 gennaio la prima udienza dibattimentale a carico dell'ex sindaco di Pizzone, Michele Cozzone, e l'imprenditore Farrocco di Cerro al Volturno. Entrambi sono accusati di corruzione ed evasione fiscale per presunte sponsorizzazioni calcistiche. La maxi operazione Aurora, diretta dal procuratore Paolo Albano, aveva messo in luce presunte tangenti mascherate da sponsorizzazioni a squadre di calcio per oltre 700.000 euro e anche appalti a affidati alla stessa impresa per oltre 3 milioni. Riscontrato un danno erariale per il comune di Pizzone che ammonta a quasi 900.000 euro, i fatti risalgono al periodo che va dal 2001 al 2011. Ed ora una notizia che ci addolora a tutti. È venuto a mancare il collega Paolo Palumbo, l'editore di Molise TV, e tutto lo staff tecnico e redazionale lo hanno voluto ricordare così. Una notizia che è difficile dare, parole che non si vorrebbero pronunciare perché è sempre doloroso dire addio ad un collega con cui abbiamo condiviso giornate di lavoro intenso, problemi, momenti difficili ma anche tante risate. Per Paolo Palumbo fare il cameraman non era solo un lavoro ma una vera e propria passione. Il suo sorriso, la sua ironia, il suo divertente accento pugliese che lo ha sempre contraddistinto, la sua testardaggine resteranno in ognuno di noi.
a volte burbero, ma solo nei modi. Paolo aveva un cuore grande e ha più volte mostrato la sua generosità. E come dimenticare il suo camper messo a disposizione per il tour della trasmissione I Talent di Molise TV, che ci ha visto un'estate intera nelle principali piazze della regione a caccia di talenti. Paolo amava il suo lavoro, che lo vedeva sempre dietro alla telecamera, ma per una volta è stato protagonista davanti all'obiettivo. Ed è così che vogliamo ricordarlo. Ciao Paolo. Cambiamo decisamente argomento, ancora al centro delle polemiche, la realizzazione della bretella che collegherà la statale 17 all'Isernia Castel di Sangro. Del caso si interesserà la Corte dei Conti e domani, mercoledì 28 ottobre, è prevista una conferenza stampa sul tema organizzata dall'associazione No L'80, il servizio. Alla realizzazione della bretella stradale atta a collegare la statale 17 alla Isernia Castel di Sangro si oppone il comitato No L'80, che ha indetto una conferenza stampa domani mercoledì 28 ottobre alle ore 16 presso l'ex lavatoio del largo Maddalena di Isernia per ribadire la sua ferma contrarietà nei confronti dell'opera, giudicata sia un inutile sperpero di denaro pubblico che una minaccia per l'ambiente, visti i possibili danni provocati dall'inquinamento delle sorgenti e del fiume Sordo che alimentano l'acquedotto della città di Isernia. Il comitato ha denunciato l'assenza di risposte alle domande poste sull'incongruità del progetto, tra cui le dichiarazioni dell'ex sindaco Brasiello, che dopo aver dichiarato che l'opera non sarebbe mai stata realizzata, il 25 giugno ha deliberato insieme alla sua giunta il finanziamento della società responsabile del progetto di 3,8 milioni di euro. Numerosi gli incontri previsti per discutere dell'argomento tra il comitato e i responsabili della regione, tra cui i rappresentanti di Pesca e Miranda, la direzione regionale dell'ANAS e il Ministero delle Infrastrutture. Previste anche interrogazioni parlamentari, il coinvolgimento della Corte dei Conti nella verifica di eventuali danni erariali ed esposti da inoltrare all'ANAC da parte dei legali dello stesso comitato. Si recrimina una vera e propria cecità delle istituzioni, visto il preventivo di spesa di circa 169 milioni di euro ai cittadini, con l'evenienza che tali costi aumentino a dismisura, come tra l'altro già successo con l'auditorium di Isernia, costato dai 4 milioni preventivati fino ad arrivare a 55 milioni. Invece di alimentare i focolai di corruzione, si legge nella nota degli esponenti dell'associazione No L'80, si propone di mettere in sicurezza le nostre strade ed elettrificare le linee ferroviarie, un modo per creare buona occupazione con investimenti mirati, trasparenti ed oculati. Nell'ambito di un'attività finalizzata al contrasto di reati contro il patrimonio e la persona, i carabinieri di Isernia hanno denunciato all'autorità giudiziaria 6 persone. In particolare a Pescolanciano i militari della locale stazione hanno denunciato un 35enne ed un 50enne del luogo, responsabili di un furto all'interno di un fondo privato. L'area furtiva di un valore complessivo pari a 1.000 euro è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Ad Isernia i militari della locale stazione hanno denunciato un 60enne del luogo, il quale al seguito di una lite scaturita con un suo vicino proferiva nei suoi confronti gravi minacce di morte. Sempre ad Isernia i militari hanno denunciato un pregiudicato 36enne del posto di origine rom, il quale aveva occultato nella propria autovettura un'arma impropria. L'uomo dovrà rispondere di porto abusivo di armi. E continuiamo con la cronaca, una vicenda che sta facendo molto discutere, quella accaduta a Milano, in cui un 65enne ha sparato ad un ladro che era entrato nella sua proprietà uccidendolo. Un episodio simile è avvenuto anche in Molise, in particolare a Castelverrino, ma il giovane artigiano della provincia Pentra è riuscito ad operare in maniera più razionale, non provocando alcun danno al malvivente. Capiamo meglio cos'è successo nel servizio.
Una vicenda che ha spaccato l'Italia, quella accaduta a Milano nella notte tra lunedì e martedì scorso, in cui un 65enne di origine lombarda avrebbe ucciso un giovane ladro albanese. Esasperato dai ripetuti furti in casa, il pensionato si sarebbe procurato una pistola con regolare porto d'armi e alla vista di una sagoma al buio avrebbe sparato. Un colpo solo, frontale, da molto vicino. Immediata la morte del giovane straniero entrato nella proprietà del pensionato con alcuni complici. Ora il 65enne è indagato per omicidio volontario, una cronaca che sta facendo discutere l'intera penisola. Una buona parte di cittadini si è schierata con il pensionato lombardo a difesa della proprietà privata, altrettanti invece coloro che puntano il dito contro ciò che è accaduto a Milano a difesa di un diritto molto più importante di quello patrimoniale. Il diritto alla vita. Un episodio simile a quello che da giorni impazza tra le cronache nazionali è avvenuto anche in Molise, nel comune di Castelverrino, in provincia di Isernia. Protagonista un giovane artigiano del posto che, accortosi della presenza dei ladri in casa, avrebbe sparato un colpo di pistola regolarmente detenuta in aria, provocando lo spavento dei malviventi ed obbligandoli alla fuga. La reazione della vittima è corretta ed esemplare, ha dichiarato il segretario provinciale di Isernia Antonio Pelle. Commenti positivi anche da parte dei cittadini molisani che hanno dichiarato un esempio positivo di come si possano usare armi illegalmente detenute senza provocare vittime e senza incorrere in conseguenze penali. In molisani la produzione delle carni di pollo da mettere nei panini dei suoi ristoranti italiani. I tre giovani allevatori under 30 sono stati selezionati da McDonald's nell'ambito del progetto Fattore Futuro, nello specifico con riferimento alla filiera avicola. Il risultato è che sarà allevata in Molise fino al 2018 la carne utilizzata per la produzione tutta italiana dei prodotti a base di pollo serviti da McDonald's nei suoi 514 ristoranti del nostro paese. E apriamo adesso la nostra pagina sportiva. Apriamo la nostra pagina sportiva con il calcio di Serie D. Il Campobasso ha steso l'Agnonese durante la nona giornata di campionato. Un 3-0 duro da digerire per i Granata, momentaneamente in silenzio stampa. Sentiamo il commento del mister rossoblù Roberto Cappellacci. Dopo la sconfitta di Avezzano, la squadra rossoblù torna a giocare in casa, ospite di turno l'Agnonese di mister Paolucci. Il derby più atteso dei tifosi molisani, quello della nona giornata di campionato di Serie D, e che ha coinvolto anche i sindaci dei due paesi, Antonio Battista e Michele Carosella, entrambi in tribuna. In casa a Campobasso è tornato finalmente il sereno grazie ai gol di Buchi nel primo tempo e di Alessandro Censori nella ripresa. Cappellacci ha schierato i suoi ragazzi con un 4-2-3-1 che ha visto il ritorno tra i pali di Capuano. 4-4-1 la risposta dell'ex tecnico dei Lupi e della Samb Paolucci, un match che ha fatto sentire tutti i tifosi un po' più molisani nei 90 minuti di gioco al Selvapiana. I Lupi non potevano perdere, questa volta non hanno sbagliato un colpo, una sconfitta dura da digerire invece per i Granata, momentaneamente in silenzio stampa. Mister Cappellacci invece in conferenza ha spiegato le difficoltà incontrate dai suoi ragazzi durante la partita. Su questo campo non è facile giocare a due tocchi o a un tocco e muovere la palla velocemente, perché tante volte ti rimbalzi un pochino male, quindi tu la devi mettere a posto e poi la devi muovere, e quindi sembra che abbiamo poca intensità. È vero che dobbiamo sempre fare meglio, però oggi la gestione della palla è stata secondo me giusta, seppur dobbiamo essere più veloci. Tornano a sorridere anche i tifosi rossoblù in seguito agli screzi dell'ultimo periodo con la squadra. Siamo gestendo secondo me la partita bene e poi abbiamo secondo me fatto un gran gol nel secondo, e quindi mi aspettavo che comunque, io mi aspetto sempre e giustamente le critiche, però mi aspettavo in quel momento un applauso, e così è stato, perché poi la gente ha applaudito e è stata contenta di fare il secondo gol. Un 3-0 fondamentale per il rossoblù, dunque quello conseguito durante la nona giornata di campionato, ma mister Cappellacci pare voler restare con i piedi per terra. Una stupida frase dice: no, non è una rondine che fa primavera. Quindi adesso io non mi esalterei troppo per questo risultato, ci voleva, ne avevamo tanto bisogno, l'abbiamo ottenuto e adesso vediamo che cosa saremo capaci di fare mercoledì in Coppa Italia e la domenica successiva a Castelfidardo.
Ci spostiamo adesso in casa Isernia, schiacciante la sconfitta subita dai biancocelesti durante la nona giornata di campionato disputata a Lancellotta con la San Benedettese. Grandi proteste da parte dell'Isernia per l'arbitraggio definito a tratti scandaloso. Sentiamo il commento a caldo di mister Pierluigi De Bellis. Con mister De Bellis, alla fine della partita che ci ha visto soccombere purtroppo con della forte San Benedettese, però abbiamo visto veramente una bella squadra che non meritava oggi la sconfitta. No, io pure oggi ho visto un'ottima squadra, dispiace come è nata la sconfitta perché a mio parere l'arbitro oggi ci ha messo effettivamente lo zampino e non parlo delle due massime punizioni che c'erano tutte e due, anzi là siamo stati noi ingenui, ma sulla conduzione della gara è stata veramente scarsa. E questo dispiace perché se dovessi analizzare la partita, non so che, a parte questi due errori, non so che cosa rimproverare alla mia squadra che al secondo tempo in 11 contro 10 ha alzato la testa per cercare di recuperare il risultato. Probabilmente se l'arbitro come con loro avesse visto il calcio di rigore su Pepe oppure il portiere non si fosse esibito in due prodezze, avremmo potuto accorciare le distanze e giocarcela fino alla fine. Forse doveva andare così, però insomma un arbitraggio così è troppo. Ma lei si è arrabbiato moltissimo, tant'è che gli è costato anche l'espulsione. Cosa le ha detto all'arbitro? Ma ecco, la rabbia è ulteriore perché io all'arbitro ho detto semplicemente non era fallo, perché ha fischiato un fallo in favore degli avversari, oltretutto dopo il presunto fallo e soprattutto quello che è più grave, solo dopo la richiesta del giocatore avversario. In quella circostanza ho detto arbitro non è possibile, probabilmente se l'è presa così tanto perché secondo lui sono stato scorretto, poi se uno deve stare muto e soccombere soltanto allora è meglio che ce la vediamo da fuori la partita e finisce così, ma non possono essere sempre così minacciosi con l'idea di dover costringere gli allenatori di stare zitti. L'allenatore ci sta perché deve parlare. Al di là dell'aspetto arbitrale, ha avuto i complimenti anche dal mister, neo mister della San Benedettese, gli ha detto che la squadra di Isernia è un'ottima squadra e che è dura per le altre squadre che verranno qui a fare il risultato. Lei come prevede il futuro di questa squadra? Ma se non dovessimo trovarci sempre questo stesso arbitro, probabilmente lo vedo un po' più roseo. Mi dispiace dirlo, ma è così, se si fa un'analisi oggettiva. Mi fa piacere i complimenti perché obiettivamente oggi Isernia ha giocato bene. Non credo che avremmo, se non in questa maniera, subito il gol dalla forte San Benedettese che ha grosse individualità. Per oggi ci siamo proposti veramente bene, insomma secondo tempo abbiamo alzato la testa senza alcun tipo di timore reverenziale, abbiamo continuato a giocare. Se questa è l'Isernia non credo che faremo fatica a raggiungere l'obiettivo, fermo restando che il pallone non è una scienza perfetta e oggi si è dimostrato che oltre alle qualità ci serve molto altro nel pallone, applicazione, tattica, voglia, grinta, e questa noi ad oggi l'abbiamo dimostrata, se la porteremo avanti i risultati arriveranno. Sentiamo adesso il commento del neo allenatore della capolista Samba, Ottavio Palladini, in seguito alla vittoria con l'Isernia durante la nona giornata di campionato. Per il suo debutto il neo allenatore della Samba, Ottavio Palladini, è stato chiamato alla scomoda trasferta di Isernia allo stadio Lancellotta, dove ha schierato Buonvissuto dal primo minuto insieme a Palumbo e Titone, lasciando fuori il capitano Marco Pezzotti. Con questo perfetto schema di gioco i rosso-blu espugnano la squadra pentra e si riconfermano in pole position in classifica. Partita difficile, lo sapevamo, non aveva vinto mai nessuno qui, anche il Fano aveva fatto molta fatica, quindi sapevamo delle difficoltà, anche il campo non in buone condizioni, magari non aiuta. Partita sofferta, alla fine abbiamo vinto, però con molta sofferenza. Questo non deve accadere perché in inferiorità numerica dovevamo gestire molto meglio la palla. Forse la paura, l'ansia da vittoria porta a fare questo, però dobbiamo migliorare sicuramente. Però penso che venire qui e vincere non sarà facile per nessuno, perché ho visto una squadra veramente organizzata, una squadra aggressiva che qui potrà veramente dire la sua. Grandi proteste da parte dell'Isernia per l'arbitraggio definito a tratti scandaloso, ma sulla questione mister Palladini non si sbilancia. Non mi piace mai giudicare l'operato dell'arbitro, per quanto riguarda il primo rigore penso che sia netto, il secondo anche, poi forse ci poteva essere un rigore a favore loro il secondo tempo su una strattonata a onor del vero da fuori, mi è sembrato così, però adesso stare qui a giudicare l'arbitro non dipende da me. Sicuramente rimanere in 9 è una partita abbastanza corretta, ma è una partita che non è stata maschia, diciamo così, cattiva, corretta, dispiace però
l'arbitro sta lì. Questo è un campionato difficile, dove tutte le domeniche incontri squadre agguerrite e che ti possono mettere in difficoltà. Quello che manca a noi in questo momento forse è un po' di aggressività, un po' di cattiveria agonistica, e questa dobbiamo acquisire nel più breve tempo possibile, perché da qui alla fine saranno tutte battaglie. E con questo è veramente tutto, grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV, vi lascio al meteo e vi auguro un buon pomeriggio, arrivederci. Il meteo è offerto da... Da Gran Risparmio scoprirai la qualità e la freschezza dei prodotti scelti con cura per te. Inoltre troverai in esclusiva i detersivi alla spina, ecologici e convenienti. Da Gran Risparmio risparmi tu e risparmia l'ambiente. A Corso Bucci 54 a Campobasso. Previsioni del tempo per mercoledì 28 ottobre. Correnti umide in quota dai quadranti sud-occidentali sospingeranno una maggiore nuvolosità sul sud-est a partire dal Molise tra la sera e la notte. Meglio nella prima parte della giornata con maggiori schiarite, anche se non mancheranno nubi basse o nebbie. Temperature stazionarie, ventilazione debole o moderata, mari poco mossi. Vediamo le temperature nel dettaglio. Campobasso minima 11, massima 16 gradi, Isernia minima 10, massima 19 gradi, Termoli minima 15, massima 19 gradi. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei, ha consegna assegni spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa, spendi e risparmi conviene! Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.